Stasera siamo qui, questa CEO for Life Clubhouse, luogo di incontro tra pubblico e privato, per presentare il libro di Ernesto Maria Ruffini, Uguali per Costituzione, storia di un'utopia incompiuta dal 1948 ad oggi, con la prefazione del presidente Sergio Mattarella. Per parlarne, come sapete, abbiamo il grande piacere di ospitare qui con noi nella CEO for Life Clubhouse il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Professor Giuseppe Valditara, che accogliamo un applauso. Grazie, signor Ministro. La dottoressa Cristina Pozzi, CEO di Edulia, che nasce dal sapere Treccani. Un applauso, grazie di essere con noi. Il professor Giovanni Lo Storto, direttore generale di Luis Guido Carli e anche lui owner di questa location con Luis, un applauso, grazie Gianni. E ovviamente non poteva mancare l'autore del libro, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, un applauso e grazie. Bene, nel ringraziare anche gli amici di FM 365 per insomma sempre darci modo di lavorare nel modo migliore in questo, diciamo, punto di incontro pubblico e privato, che è una sorta di porta a porta. Qualcuno lo faceva nei suoi televisivi, noi lo facciamo veramente, siamo porta a porta con Montecitorio. Beh, come ha scritto il presidente Mattarella nella prefazione, questo libro racconta la nostra storia, le nostre radici e ci invita a fidarci del futuro. Il libro è un bellissimo viaggio nella storia della nostra Costituzione, è un viaggio nella storia dell'Italia. Infatti l'autore ci racconta con attenzione, cura e ricchezza di particolari, la ricchezza dell'uguaglianza. Un viaggio che auspico facciano tutti leggendo questo libro e spero lo facciano soprattutto i giovani che sono qui anche rappresentati, in principio da Luis ovviamente, ma anche in generale. E gli studenti, lo farei leggere, signor Ministro, questo libro ovviamente in tutte le scuole, se fosse possibile. Anzi, ci piacerebbe farlo, se lei ce ne darà la possibilità, con l'aiuto dell'amico Ernesto. Perché così conosceranno la Costituzione e tutto quanto è stato fatto dai costituenti, dai cittadini italiani che hanno creduto in un sogno che è diventato realtà e che ancora oggi è fondamento della nostra Repubblica, faro della democrazia, fondamento delle nostre libertà. Il libro è strutturato in diversi capitoli che raccontano la Costituzione dal 2 giugno del 46 all'Assemblea Costituente, alla stesura della Costituzione, e non posso esimermi da, diciamo, citare da subito un passo del libro che, come vedete, ho studiato approfonditamente, cioè nei, insomma, mesi, perché è veramente imponente, ma con grande passione e interesse. E vorrei leggervi questo passo a pagina 32 perché lo ritengo, tra le altre cose, come tutto il libro, di grandissima attualità. Parla di oggi. Il 1 febbraio 1947 la Commissione completò il proprio esame, portando a compimento un impegno che a molti era sembrato realmente gravoso, come riconobbe il presidente della Commissione Ruini. Cito testualmente: ha tenuto 362 sedute plenarie o di sottocommissioni, sezioni o comitati. Qualcuno trova che sono state troppe, ma dopo una eclissi durata per tutta una generazione, la coscienza democratica deve riaprirsi la strada e fare la propria esperienza con l'appassionamento ai problemi politici e costituzionali. Beh, dopo un più 60% di astensionismo, credo che questo possa essere un auspicio che dobbiamo cogliere ancora oggi, ed è tutto ancora da cogliere. E quindi volevo iniziare con questa citazione, che possa essere appunto anche un obiettivo, come dicono quelli bravi, una call to action verso la quale possiamo lavorare tutti insieme. Vado concludendo dicendo che tutto il testo racconta la Costituzione da due punti di vista, nella visione dei costituenti e nell'Italia di oggi. In quest'ultimo caso approfondendo gli aspetti legati all'attualità e ai temi legislativi che hanno attuato e anche adattato, diciamo così, le varie materie alle esigenze dei tempi, con leggi e discipline specifiche, sempre conservando la Costituzione, quella funzione di guida di cui tutti abbiamo un grande bisogno. Quindi concludo rappresentandovi che dal mio punto di vista questo libro potrebbe essere un vero e proprio manuale per gli studenti, aggiungerei obbligatorio, per i giovani che vogliono conoscere la Costituzione e approfondire quanto lavoro c'è stato e c'è tuttora dietro.
un libro per comprendere parole importanti come la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la repubblica, il sacrificio e gli ideali di persone alle quali ancora oggi dobbiamo tanto.